Buongiorno e ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa nell'anno 2023. Vi faccio tanti auguri di buon anno, si ricomincia con i video, spero che sia un anno dove ci faremo tanta compagnia, di grande crescita e soprattutto spero di intrattenervi e di portarvi un po' di sorrisi, un po' di serenità che ne abbiamo tanto bisogno. Detto questo, quindi vi faccio i super auguri, spero che sia veramente un anno migliore degli ultimi anni anche per voi. Detto questo, vedete sul tavolo la spesa, ho fatto l'ordine da Esselunga e appena arrivata circa 5-10 minuti fa. E niente, guardate qui, ho preso un sacco di cose, tra le altre cose anche le decorazioni natalizie ormai se ne sono andate. Bene, adesso vado ad aprire il tutto e vi faccio vedere che cosa ho preso con Esselunga spesa online. Spacchetto, vi faccio vedere tutto quanto. Allora, ok, io direi di partire perché le cose sono tantissime, poi vorrei montare subito questo video così per domani, che è lunedì, ovvero oggi è domenica, riesco a caricarvelo. Allora, partiamo, andiamo in ordine. Primo sacchetto, ho preso i sacchetti della cookie, questi qua che vanno nel freezer perché ho intenzione di fare un sacco di autoproduzione quest'anno. Questo è uno dei miei buoni propositi del 2023, fare più prodotti fatti in casa, quindi mi servivano i sacchetti da mettere poi nel freezer. Come faccio a farvi vedere le cose? Vabbè, li appoggio qua un attimo. Poi ho preso la Fanta, questa qui, carta igienica dell'Esselunga, semplicissima, e i fazzoletti, questi qui della Smart, e qua a posto. Poi giro intorno ai sacchetti così faccio prima. Secondo sacchetto, ho preso le piadine, queste qui della Smart, poi ne farò tantissime io a casa, comunque queste saranno d'emergenza, diciamo. Poi, allora, brioche, queste qui, croissano, brioche, cornetti c'è scritto, qua l'albicocca senza zuccheri aggiunti, ho preso un po' di succhi, anche questo qua senza zuccheri aggiunti, scusate, e poi questo qua, frutti rossi, sempre senza zuccheri aggiunti, con vitamina B6, interessante. Poi ho preso il cioccolato, per fare dei dolci, dei muffin, quest'anno voglio essere power in cucina, quindi ho preso un po' di cioccolato quando dovrò fare dei dolci. Poi questo qui della Vita Snella, che sono molto buone, alla mia bambina piacciono tantissimo, e ne ho presi due per più che altro per la scuola come merenda. Poi sempre per la scuola, per i bambini, ho preso questo qua, e ne ho presi due, forse ne ho presi anche di più, patatine. Vado un po' a caso, scusate, perché non so cosa c'è dentro nei sacchetti. Comunque, patatine e altre merendine sempre per i bambini. E qua abbiamo i plum cake, questi qua sempre senza zuccheri aggiunti. Poi, prossimo sacchetto, andiamo veloci. Terzo sacchetto, ho preso il latte, questo qui dell'HD senza lattosio, spero. Senza lattosio, sì, senza lattosio, ne ho presi 4 se non sbaglio. Un bel po' di sughi già pronti, poi ovviamente li farò anch'io. Questi qua ovviamente rimarranno di scorta, comunque sono quei prodotti a lunga conservazione, quindi ho fatto scorta e poi penso che non li prenderò più per un bel po', di vari gusti. Adesso non starò qua proprio a farli passare tutti. Ecco, ho preso anche questa.
Ah, questa è proprio la passata per fare il sugo, per fare le pizze e quant'altro. E poi anche questo. Poi ho preso la farina per le pizze, perché come vi ho detto ho intenzione di essere molto più autoproduttiva quest'anno. Autoproduttiva si dice? Penso di sì. Poi ho preso la panna per fare sempre dei dolci e quant'altro, questo qui da montare. Poi aspettate che sposto un po', questo non mi ricordo più cos'è. Cos'è questa? Ah sì, la panna sempre dell'HD senza lattosio. E poi ogni tanto, per non bere sempre il latte vaccino, ho preso questo qui d'avena sempre senza zuccheri aggiunti. Poi andiamo in ordine, che non so come me li hanno messi dentro nei sacchetti. Mini Oreo, questi qua sono molto 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 buoni. Il tonno, questo qui dell'Esselunga, che non l'ho mai provato, spero che sia buono al naturale. Questo cos'è che non mi ricordo? Ah, i savoiardi per quando faccio lo zabaione ai bambini. E poi ho preso le treccine, si chiamano? Questi qua, io le chiamo le nastrine in genere, questi qui dell'Esselunga, le treccine, che sarebbero le nastrine per me. E qua penso di avervi fatto vedere tutto. Poi andiamo avanti. In questo sacchetto ho preso i ravioli, queste qua diciamo monoporzione con la carne. Poi ho preso, vado così a caso, scusate, faccio prima la sfoglia per fare le torte salate, che alla mia bimba piacciono tantissimo. Metto qualcosa anche qua, un po' di yogurt, ho preso questo qua bianco, poi ne ho presi anche altri. Ho preso il tuorlo d'uovo per fare appunto lo zabaione, così evito di distruggere le uova inutilmente, perché poi mi rimane il bianco e dovrei inventare altre ricette. Altri yogurt un po' vari, ecco qua, questo è gusto fragola. Il burro, che poi me ne sono accorta ieri mentre pulivo il frigo che ne avevo uno nuovo, fa niente, rimane di scorta. Questo non mi ricordo più cos'è. Cipolle, penso quella di Tropea, no, sono le cipolle normali, no, forse quelle di Tropea. Poi ho preso un po' di carne per fare polpette, per fare il ragù, insomma tante tante belle ricette. Qua deduco che ci siano dentro le uova, ho preso quelle senza, come si dice, non mi viene la parola, ve lo scrivo qua. Poi un pezzo di grana, questi che sono tipo la vita, sono buonissimi questi, io li adoro. Sono mousse proteici a gusto vaniglia e ne ho presi 6, sì, perché sono buonissimi. Poi formaggio fette Emmental della Smart, sempre della Smart, ho preso mortadella e il salame. Quest'anno spero di ridurre il più possibile i salumi. Limone e uva, spero si veda, limone e uva. E qua abbiamo un altro yogurt, che gusto, così intanto controllo che ci sia tutto. Vaniglia, poi faccio il giro lungo 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 perché qui ci sono le sedie. Andiamo ai surgelati. Ho preso tipo i nuggets, questi qua, questi più che altro per i bambini quando io sono al lavoro, che mi capita molto spesso di lavorare alla sera e i ragazzi rimangono a casa da soli, quindi hanno già da mangiare semi pronto. Poi ho preso anche le brioche surgelati, ho preso queste qui, una versione all'albicocca e l'altra versione, scusate per il rumore, e l'altra versione per classica, senza, cos'è che c'è scritto? Ah, senza farcitura, quindi una con farcitura all'albicocca e l'altra classica.
Ecco qua. E per finire di questo che c'è sul tavolo, ho preso la crema di arachidi. Spero che sia buona questa. Non mi mette a fuoco, comunque questo qui. Ecco qua. E niente, adesso metto via tutta questa spesa e poi vi faccio vedere gli ultimi tre sacchetti che mancano. Sistemo tutto quanto. Allora, concludiamo questa spesa online di Estée Lauder con questi tre enormi sacchetti. Ho preso una cesta d'acqua della Oliveto, sono 6 bottiglie. Sapete che io ho la Brita, però ogni tanto, proprio ogni tanto, mi piace cambiare l'acqua, insomma, prendo l'acqua in bottiglia. In genere bevo quella del rubinetto con il filtro della Brita, la Brocca Brita, però ogni tanto è bello cambiare. Allora, andiamo in ordine. Ho preso zucchine, questo tutto reparto frutta e verdura. Zucchine, come mette un sacco di ricette, quindi zucchine. Poi ho preso le carote, che non ricordavo di averle prese. E poi ho preso una bella cesta di kiwi, eccole qua. Sono tantissime, mi sembra che sono, vediamo se c'è scritto da quanto. No, mi sembra che sono 2 chili di kiwi, se non sbaglio. Eccolo qui, comunque una bella cesta. Poi ho preso il cavolo nero per farlo al forno tipo chips croccante, che sono buonissimi, con sopra i semi di sesamo, buonissimi. E poi ho preso le patate queste, che sarebbero quelle da fare al forno, quelle rotonde, però io le uso per fare il purè, che sono già semi cotte, semi pronte, sono cotte al vapore e mi viene più facile, più veloce fare il purè, soprattutto non rischio di buttare via subito le patate, cosa che purtroppo faccio spesso quando le compro le patate, poi dico sì, faccio il purè, passano giorni, ormai le patate hanno le radici e quando sono a quel livello è consigliabile non mangiarle, quindi ho preferito prendere questo, ne ho presi 2, il cavolo nero per fare le chips, buonissime, pomodori. Questo cos'è? Non mi ricordo. Ah, l'iceberg, che è l'unica insalata che mangio super volentieri tutto l'anno. Banane, per fare sia dolci che frullati, che la merenda per i bambini. Ah, qua sto guardando che ci sono anche i ravioli, questi qua. Li ho presi questi da fare in brodo, sempre dell'Estée Lauder. E per finire il pesce, questo va dritto, non riesco, dritto nel freezer, eccolo qua. E niente, la mia mega spesa Estée Lauder online è finita. E niente, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche di tutti i prossimi video e fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate e niente, e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa con un nuovo video. Ciao a tutti, io vado a sistemare la spesa. Ciao e buona continuazione di giornata, se giorno, altrimenti buonanotte se lo state guardando di sera. Vi mando un grandissimo bacio e alla prossima. Ciao!